riflettere. Le faccio perché esiste anche una contaminazione dei volti, del corpo, dell'anima, di tutto. La guerra, per esempio, porta ad una feroce contaminazione del volto. Io potrei essere un buffone dipinto da Picasso, un uomo del suo circo. Noi siamo clown, felici ma tristi. La tristezza non se ne andrà mai, ma la felicità resta sul viso, il sorriso. E quindi si va verso una ironia molto profonda. È un gioco con chi hai davanti, con chi incontri, con il viandante, con l'assassino che puoi trovare lungo la tua strada. Riders on the Storm, diceva Jim Morrison. Titano. Stasera uso un po' di rosso anche, perché mi va. Ecco. Pastellos della Stablo, che si possono lavorare anche ad Aquas o Aquas Rajas. Forti, siamo forti. Anche il bianco, poi gli darò anche un marrone. E il nero, il mio caro nero, dove è andato a finire? Ah, l'ho trovato. Quindi voglio finire questa parte. Di viola non guasti. Andremo con un po' di marrone. Segui l'esempio che poi lo farai anche te. Sto entrando in questo giallo che è il fresco di oggi. Aggiungo del nero dalle parti viola per creare degli effetti. Ho bisogno di questa profondità che mi crea il nero. Adesso comincia l'opera. Qui siamo con i colori ad olio. Quando tocchi i colori, dopo una giornata di dolori alle ossa, è come se ti sparisse il dolore. Ora arriviamo poi alla tecnica dello sfumato.
il Buddha, dopo il Buddha l'aquila, l'animale più sacro che possa esistere. La mia aquila grida, la mia aquila grida il dolore del mondo e si poggia lieve sulla barca degli immigrati che cercano la salvezza e la speranza di un mondo oramai contaminato anche lui. E lei si poggia sulla nave che li trasporta verso forse una semplice utopia. E questa è la mia famiglia, la family, padre, madre e figlio. Ricorda vagamente la metamorfosi dei volti di Francis Bacon, che io amo, ho amato ed amo potentemente, vedendo in lui un genio del Novecento, ho destrutturato i volti e le forme dei volti su un marmo bianco, rendendo, mi auguro, l'idea di queste nuove metamorfosi. Nella mia mente, nel momento creativo, esiste il nulla, esiste quella corrente nichilista che nasce in Russia e che studia molto profondamente un certo Emil Cioran, grandissimo filosofo romeno. Il suo libro titolato L'inconveniente di essere nati è come un faro per me, nel quale approdo sempre leggendo una sua metafora, è pieno di metafore e di allusioni, ed è una lotta continua dal momento in cui si nasce fino all'ultimo giorno del nostro respiro, che serve ed aiuta a cercare situazioni difficili da rappresentare e nascoste, che nascono da un inconscio, da una percezione, da una gioia, da un dolore, da un'emozione, da una paura. Sono simboli che non vado a rivedere nei libri della storia, ma che mi si presentano così come li dipingo. Io vorrei che le persone vedessero la metamorfosi di un essere quotidiana, giornaliera, continua, e che capissero, non lo so, qualcosa di importante: cambiare abitudini, rinunciare a certe cose effimere, una grandezza che non esiste, tornare in un certo senso ad un primitivo, l'uomo e la caccia, ad esempio, che bastava per la sua sopravvivenza, non tutta questa evoluzione dannosa che sta provocando nell'essere una chiara sconfitta. Tu devi uscire dal tuo sogno sbagliato. Tu devi entrare nel paradiso del giusto, nel capire dov'è il giusto e lo sbagliato. Tu devi essere William Blake e conoscere le porte della percezione e capire cos'è la percezione e capire in vita cosa c'è dietro la porta di William Blake. Solo questo. Aprire le tue luci dalla tua grotta, dalla grotta di Platone, acquisire conoscenza e capire gli errori fatti. I passi più difficili della mia vita sono conoscere l'essere, l'uomo, conoscere il suo destino, il suo presente, il suo atteggiamento, capirne le cause di un atteggiamento sbagliato oppure giusto. E questi sono fondamentali per un artista. Entrare dentro un'anima
e capirla, condividerla o no, è di vitale importanza. E anche il contatto con l'essere umano che ti fa nascere queste metamorfosi, queste visioni, queste chiamiamole stranezze oppure no, e te le fa analizzare e trasportare su una tela, su un marmo, su un legno, come del resto lo scrittore lo fa su un libro, lo racconta. E la pittura è più di un racconto, perché la pittura racconta e fa vedere, cioè amplifica un pochino, credo, io non lo so, poi lo studio di uno scrittore o di un poeta, certamente sia lo scrittore sia il poeta, se letto bene, danno un aiuto fondamentale a tutto quanto questo giglio di fiori che si chiama arte. Ciao, il divenire eracliteo, Pantarei, tutto scorre, scorre la nostra vita piena di documenti e di messaggi. Ciao amici.